Sono arrivato ieri dall'Italia con la mia macchina qui a Vrhovac. Sono praticamente a circa 60 km da Zagabria, che è in quella direzione. E oltre che avere Zagabria vicino, ho anche Parco Nazionale Zumberak e di Samobor, la riserva praticamente naturale di questi monti, che qua vedete poco perché sono contro sole. E ora vi ho portato qua per farvi vedere una vera festa balcanica. Già sentite la musica tipica avvicinarsi, proveniente dal ristorante che è di qua. Questa è l'auto della band che suona stasera. Ciao! E comunque qua trovate il nome del B&B dove sto. Salvatelo perché tra qualche anno, o forse già l'anno prossimo, avrà la piscina. Fate la coda senza telepass in Croazia. Ciao. Bene, ma non benissimo. No, speriamo veramente sia la strada giusta. Tra un po' finisco in una mulattiera con la macchina. Porca miseria, anche perché qua se mi fermo non so se riparto, eh. Ve lo dico, eh. Sempre più stretto. Allora, dovrei essere sulla strada giusta, se questa si può chiamare strada. Dietro c'è un po' di polvere. Speriamo che non ci sia qualche pietra, perché sto toccando sotto qua. No, comunque la posizione che mi ero salvato non era quella. Ho sbagliato posizione. Vabbè, sono finito qua. Adesso devo girarmi in qualche modo per non finire di sotto. Vabbè, vi aggiorno. Tanto se vedete questi video è perché sono arrivato. Se non li vedete, non li vedrete mai. Comunque, quando dicevano peccato per la strada, che le recensioni di questo B&B dicevano peccato per la strada perché è un po' difficile da raggiungere, no? E io dicevo, cacchio, ma quella strada là è un po' brutta in effetti, no? Diciamo, per me ci sta che è un po' difficile da raggiungere. Invece era veramente troppo difficile, cazzo, qua. Questa qua è perfetta, sta strada, guarda un po'. Mi sa che è questo. Serbia. Si parte. Bene. Fa caldo. Dunque, secondo il Garmin dovrei andare di qui a destra, ma non c'è niente qua. Che cazzo. Minchia, iniziamo bene. Porca miseria. Ma si può? Vabbè. Non fidatevi dei GPS nei Balcani, mai. Io non ve lo volevo dire, ma sono disperso qua in qualche posto in Serbia. Ma Andrew Tate è presente anche qua. Torno indietro perché non sono in una delle mie migliori forme. Niente, oggi proprio il motore non ne vuol sapere di girare. Non che normalmente giri, però oggi sono proprio finito com'è che si dice, come un calzino. Porca miseria, bella questa casetta. Meno male che sono arrivato.
Andiamo a cercare un ristorante, va. Inizio ad aver fame. Bene, i miei amici italiani qua mi hanno portato una seconda birra.